la questione di Bologna Fiera è ampiamente nota a tutti, per cui rinuncerò all'esposizione e mi riservo di ascoltare la risposta dell'assessore e di fornire eventuali considerazioni dopo. Fermo restando che noi vogliamo risposte per quanto riguarda il piano industriale esistente, se esiste a questo punto, perché ce lo stiamo chiedendo tutti, e per quanto riguarda il futuro occupazionale, in particolar modo appunto di questi 123 lavoratori di cui è stato annunciato l'esubero. Grazie. Ieri sera si è avviato un percorso tra azienda e sindacati e lavoratori per discutere il piano industriale, verificare le possibili soluzioni con la sospensione della mobilità e si è concordato un percorso di confronto. Sì, grazie Presidente. Ma la risposta è quantomeno fantascientifica. La Fiera di Bologna in questi anni è stata capace soprattutto di perdere eventi, di perdere manifestazioni e di perdere occasioni e di perdere soldi. Assessore, il giochino è finito. Dopo le nostre denunce finalmente siete dovuti venire allo scoperto. Finalmente si parla pubblicamente dei disastri che avete messo in piedi, Regione, Comune e tutti i responsabili di questo teatrino. Con un tempismo che vi ha permesso di governare ancora questa città, purtroppo. Perché l'annuncio degli esuberi, infatti, è arrivato, guarda caso, immediatamente dopo le elezioni. Perché prima bisognava tacere per assicurarvi la vittoria e garantire a Merola di diventare nuovamente sindaco. L'annuncio delle 123 persone, la metà dei lavoratori da lasciare a casa, è così arrivata dal giorno alla notte. Che poi qualcuno di loro a Merola lo avrà anche votato. Ma è lo stesso primo cittadino che forse oggi non sarebbe tale se vi foste assunti la vostra quota parte di responsabilità in maniera trasparente, invece di continuare a negare ciò che a voi era già evidente da tempo. Ma sono questioni di opportunità politica o forse, assessore, di opportunismo politico. Quella della fiera era una catastrofe annunciata, anche se siete stati bravi a tenerla lontano dai riflettori. Questo sì, ve lo dobbiamo riconoscere. Per esempio, assessore, ci dice dove eravate quando nel 2014 una parte dei soci si espresse contro la gestione di Campagnoli e non firmò il documento predisposto da voi, soci pubblici, per la sua riconferma a capo di Bologna Fiere. Assessore, dove eravate quando quegli stessi soci non vollero approvare il bilancio 2013 segnalando la poca trasparenza degli stessi? Era una catastrofe annunciata, i lavoratori questo lo sapevano molto bene, vi avevano anche avvertito, sono più di 3 anni che denunciano la mala gestione di questa fiera che è sotto i loro occhi ogni santo giorno, non ultima la raccolta firme che hanno fatto un anno fa, in cui chiedevano un confronto sul futuro della fiera che non era più rinviabile, non sono stati ascoltati da nessuno, comune e regione dove erano, dove siete stati tutti in questi anni? Spariti, eravate troppo impegnati a nascondere la polvere sotto il tappeto, portando allo stremo una situazione che era già grave. Ci rendiamo conto, assessore, che siete arrivati al punto di dover agire sotto le imposizioni di EIMA che vi sta dettando la linea, il cui presidente sa benissimo di poter avanzare qualsiasi richiesta a qualsiasi condizione, pena una figuraccia di portata mondiale se anche EIMA abbandonerà Bologna, a proposito della tanto annunciata internazionalizzazione. Esportiamo le figuracce, altro che internazionalizzazione. E il presidente di EMA sa di poter usare talmente tanto che si può permettere di definire zavorra questi lavoratori. Non mi risulta si sia scagliato con la stessa veemenza contro i responsabili della costruzione di un padiglione che è risultato poi essere totalmente inadatto ad ospitare le macchine agricole pesanti di EIMA. Non ha sentito poi nessuno definire zavorra, per esempio, persone come il dottor Bruzzone, manager tra i più pagati di Bologna. Cosa dice, assessore? Vogliamo iniziare a mettere mano anche dove serve? E se la fiera non fa utile, anzi in perdita, non si può pensare di arrivare con l'accetta e tagliare così il posto di lavoro di 123 persone incolpevoli. Siamo tutti capaci di risanare i bilanci così. Non si può pensare di far pagare loro il prezzo di scelte politiche sbagliate, compiute da persone inette, messe lì da voi e protette fino all'ultimo. Ricorderà, assessore, con tale Virginio Merola appoggiata ad oltranza la riconferma di Campagnoli, creando una spaccatura all'interno dei soci. E la Regione come mai non si è fatta sentire? Come mai non avevate mai nulla da dire? Ma adesso vergete tanto ai difensori del lavoro e poi lasciate a casa 123 lavoratori per le vostre colpe. Sugli sprechi anche qui niente nulla da dire. Dell'eliporto fatto costruire sul padiglione 18 esclusivamente ad uso e consumo del signor Montezemolo. E del fallimento dell'avventura di Jumbo, manifestazione gestita da questo fantomatico ingegner Piro in modo più che discutibile e che ha sottratto alle altre manifestazioni 2 milioni di euro di risorse. Poi vogliamo parlare anche di un piccolo privilegio, ma particolarmente fastidioso che ci riguarda direttamente. Faccio riferimento alle 50 tessere per entrare gratuitamente ogni anno in fiera, distribuite ai 50 consiglieri regionali. Per quanto sia una goccia del mare, non è opportuno che una società con quote pubbliche, tantomeno se in perdita, regali biglietti d'ingresso a chi come noi questo ingresso se lo può tranquillamente pagare. Per questo io le restituirò queste tessere inutilizzate, perché il biglietto della fiera ce lo paghiamo ovviamente da soli come i normali cittadini. E per finire,
ho fatto presente che è una goccia nel mare. E per finire siamo anche arrivati all'assurdo che dobbiamo gioire perché Linea Pelle se ne va. Perché diciamolo che l'attivo negli anni passati l'avete raggiunto solo grazie a partite straordinarie che comportavano la perdita di asset. E così si è trascinata la gestione della fiera tra sprechi e incompetenze, corresponsabilità dirette della politica e dei soci pubblici, che adesso sono chiamati anche ad offrire garanzie ai soci privati, mettendo sul piatto la testa di 123 persone sacrificate sull'altare di un presunto snellimento ai fini della competitività. Ma il piano industriale dov'è? Vogliamo vedere i tagli alle consulenze, ai benefit, agli sprechi e agli stipendi dei dirigenti. Questi non sono costi da ridurre sensibilmente? Abbiamo fatto un accesso agli atti per avere appunto i bilanci, per conoscere l'ammontare di queste consulenze e il piano industriale, ma gli uffici non sono in grado di fornirlo, perché ci hanno comunicato che di mezzo ci sono le ferie. Assessore, comunica agli uffici che la fiera chiude dal 3 al 17 agosto e che se anche noi siamo qua da poco, non siamo nati ieri, fateci vedere questo benedetto piano industriale, che c'è ma non ce lo fate vedere. Però la messa in mobilità è partita, il tempo per quello è stato trovato subito e ci fornirete il piano a settembre, se non a ottobre, quando i lavoratori saranno, forse, noi speriamo di no, già licenziati. Anche se adesso è iniziato il gioco delle parti, perché avete bisogno di un tagliatore di teste da offrire in pasto ai lavoratori, ma il mandato glielo avete dato voi e ci volete raccontare che non sapevate nulla anche di questo? E poi c'è questa nuova presunta sospensione a tempo della mobilità, il cui obiettivo sembra essere quello in realtà di posticipare la risoluzione ad un periodo di attenzione mediatica più bassa, una sorta di trattativa balneare, finisco. Ma siamo qui a rassicurarvi che non sfuggirete alle vostre responsabilità, perché noi saremo sempre qui a ricordarvi che la procedura di licenziamento collettivo non va sospesa ma ritirata e che non lasceremo nulla di intentato per assicurare una soluzione lavorativa dignitosa ai dipendenti della nostra fiera. Per questo, concludo, abbiamo depositato una risoluzione che chiederemo venga discussa oggi in aula e chiediamo al Partito Democratico di assumersi le vostre responsabilità. Quindi io mi aspetto un voto positivo in questo senso. Grazie.